Ciao ragazzi e bentornati su Cincina. Oggi voglio riprendere piano piano i video che ho tralasciato per un mese e mezzo per fare altri video, ovvero quelli del lungo viaggio di 6 mesi che mi ha portato ad esplorare il nord e anche parte del centro della Cina. Chi mi conosce già sa che abbiamo visto parecchie regioni, quindi abbiamo visto insieme la Mongolia interna, il Liaoning, il Xilin, il Xinjiang, il Qinghai e lo Heilongjiang. In particolar modo siamo andati nella città di Harbin a visitare il Festival del Ghiaccio. Se vi siete persi i filmati precedenti, naturalmente vi invito a dargli un'occhiata, magari in ordine, perché in ogni filmato ovviamente parlo di qualche cosa e a volte non ripeto le cose di cui ho già parlato in precedenza, quindi sarebbe meglio vederli in ordine. Naturalmente vi sarete accorti che durante il viaggio non è che sono andata proprio tanto in ordine come farebbe una qualsiasi persona normale, magari da est a ovest o da ovest ad est, ma l'ho visitata in modo un po' sparso, non tanto perché sono un po' alternativa, ma soprattutto per visitare determinate regioni in determinati periodi, ovvero delle stagioni in cui offrivano delle attrazioni particolari. E quindi, per esempio, mi sono voluta trovare nel Liaoning e nel Xilin in autunno, perché nel Xilin si vedono delle foreste autunnali coperte quindi di fogliame dorato o rosso, oppure queste alghe rossicce che troviamo nelle spiagge del Liaoning. E poi sono dovuta tornare di nuovo a est dopo aver visitato la parte ovest per vedere il Festival del Ghiaccio di Harbin, che ormai è famoso in tutto il mondo. Durante questo via vai fra est e ovest, però, c'è stata sicuramente una costante che è la città di Pechino, un po' perché si trovava appunto fra le mete che dovevo andare a visitare, un po' perché ormai la sento come casa mia visto che ci ho vissuto per 3 anni. Ma soprattutto perché sono stata ospitata da due amici che per fortuna mi hanno voluta a casa con loro per diverse settimane e quindi ho avuto anche il piacere di passare del tempo con degli amici che non vedevo da diversi mesi. In precedenza, quando vi ho portati già a Pechino, abbiamo già visto altre cose. Questa volta voglio portarvi a visitare l'attrazione più importante di Pechino dopo la città proibita, che non sono sicuramente né templi né altre cose, ma sono gli Hutong. Nati durante l'epoca Mongola, durante l'epoca Yuan, quindi ci troviamo a circa 800 anni fa, gli Hutong, ovvero questi vicoli stretti di Pechino, si trovano principalmente nella zona centrale della città, ovvero quella che va tutta intorno alla città proibita. In realtà questi Hutong si possono trovare anche a diversi chilometri dalla città proibita perché hanno avuto uno sviluppo durante i secoli. Questi vicoli, che dovrebbero essere ampi sui 6 metri, hanno delle case caratteristiche chiamate Shehe Yuan, che sono case quadrangolari con i muri e i tetti grigi. Infatti, se andrete intorno alla città proibita, intorno a Hohhai e svariate altre zone di Pechino, quando troverete queste case basse, soltanto a piano terra, con i tetti grigi e con i muri grigi, avrete visitato gli Shehe Yuan di Pechino, case caratteristiche antiche. Queste case quadrangolari che hanno un cortile interno si dice che fossero occupate soprattutto dalle famiglie agiate, e infatti ancora oggi non solo è possibile trovare shehe yuan modesti, ma è possibile visitare quelli appartenuti alle famiglie aristocratiche o benestanti. A causa delle guerre e della povertà d'inizio Novecento, gli Hutong passarono ad essere occupati da una sola famiglia e della servitù ad essere occupata da più famiglie, che è anche la situazione attuale. Da poche decine di Hutong che aveva la città di Pechino in epoca Yuan, questa città è arrivata ad ospitare circa 3.000 Hutong nell'epoca tardo imperiale, quindi ci troviamo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Con l'industrializzazione degli anni 50, gli Hutong passarono da 3.000 a ben 6.000, quindi si raddoppiarono, solo che verso gli anni 80-90 la maggior parte degli Hutong venne abbattuta per amore del progresso e quindi fu sostituita da grattacieli e da strade più ampie e oggigiorno se ne contano sui 1.300-1.500.
mentre di case Shouyuan se ne contano sulle 900. Questo ha fatto sì non soltanto che sparissero migliaia di Hutong, ma che quelli rimasti vengano utilizzati non soltanto come case, ma anche come attrazione turistica. E infatti molti Hutong sono stati trasformati in ostelli, ristoranti, negozi, eccetera. Talvolta subendo anche delle modifiche abbastanza invasive, infatti vediamo degli Hutong che hanno addirittura un piano, cosa che anticamente non esisteva. Ora capite che a seconda dell'epoca di costruzione, e quindi costruzione tardo imperiale o d'inizio Novecento, oppure costruzione degli anni 50, che era stata data soprattutto per la popolazione povera, esistono svariati tipi di shouyuan. Quindi andiamo a vedere le varie tipologie di case tradizionali cinesi. Esistono tre categorie principali di case tipiche pechinesi. Infatti ci sono gli shouyuan di origine aristocratica, fra l'altro ancora visitabili, i quali hanno una struttura sì quadrata, ma decisamente più complessa, con vari cortili e padiglioni. Poi ci sono shouyuan per famiglie agiate ma non aristocratiche, di media grandezza. E infine ci sono gli shouyuan dei lavoratori arrivati principalmente dalle campagne, e che sono stati costruiti durante il periodo maoista per ospitare gli operai e che sicuramente sono più semplici e poveri. Al giorno d'oggi alcuni degli shouyuan aristocratici sono aperti al pubblico, ma la maggior parte degli shouyuan è condiviso da più famiglie che ci vivono ancora insieme, ed altri ancora invece sono stati ristrutturati e trasformati in ristoranti, bar, ostelli o negozi. Alcuni mantengono ancora la forma caratteristica. Altri sono stati imbelliti o addirittura ampliati con un primo piano. Nonostante ciò, oggi gli Hutong costituiscono ancora il cuore della vecchia Pechino e sono una meta da visitare così tanto la città proibita. Passeggiando fra gli Hutong, infatti, potrete imbattervi fra i pechinesi che sono sopravvissuti a decenni di industrializzazione e di bagni condivisi con i coinquilini che abitano il loro Shouyuan. La gente che abita in queste zone è solita giocare a carte o a mazian per strada. A volte potrete anche trovare dei panni stesi per strada e perfino la biancheria con tanto di mutandoni e reggiseni. Non c'è una regola per visitare gli Hutong e secondo me il modo migliore di esplorarli è perdercisi. Ovviamente ci sono Hutong più turistici e famosi come Nanluo Guxiang, Liu Lichang, gli Hutong vicino a Hohhai. Ma qualsiasi sia il vostro approccio nel visitare questo pezzo della vecchia Pechino, sono sicura che vi innamorerete. Bene ragazzi, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete mai stati negli Hutong di Pechino, sia a vedere le strade, sia a vedere queste case antiche, magari trasformate in alberghi o ristoranti. Fatemelo sapere in un commento qua sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video, la prossima settimana. E come al solito vi mando un bacione. Mua!